Strike Team Monteluce che perde in casa 3-0. Oggi Francesco Margaritelli e Gianmarco Marta si sono invertite le maglie dall'inizio del campionato. Tu non c'eri, ma diciamo che tu sei arrivato come libero, adesso ti trovi a schiacciare dopo questo mese e poco più di allenamenti. Come stai? Sto bene, perché comunque durante l'inverno ho mantenuto la preparazione del beach volley, ho sempre fatto palestra, quindi da un punto di vista fisico mi trovo in forma. Poi è chiaro che io sono nato come schiacciatore, quindi quando riesco a giocare posto 4 sicuramente sono più motivato. Però, e i colpi oggi abbiamo visto che ci sono? Dai, oggi penso che nella sconfitta la prestazione individuale è stata abbastanza buona, come anche quella di Gianmarco come libero, quindi abbiamo più soluzioni, più frecce nel nostro arco per cercare di superare, insomma, questo momento difficile in classifica. Questo cambio di ruoli è dovuto anche a tante assenze, c'erano defezioni dovute a qualche problemino che, diciamo, vi ha limitato nel potenziale. Sì, ci sono stati degli esperimenti fatti per mancanza di giocatori, fatti per problemi fisici, fatti per vari motivi. Possiamo dire che è andata, peccato che non si è riusciti a fare il risultato. Adesso speriamo di poter far bene partita dopo partita, sappiamo che abbiamo bisogno di punti e cercheremo di portarli a casa con chiunque. In effetti la prossima partita sarà di quelle durissime, perché bisogna andare a San Giustino fuori casa contro una squadra che lotta per le posizioni più alte. Tu non conosci perché non c'eri l'andata, ma in partite come queste che cosa è importante? Qual è l'atteggiamento da tenere? Sicuramente ciò che possiamo e dobbiamo fare meglio è tirare fuori qualcosa in più nei momenti importanti, perché contro squadre che sono più attrezzate di noi, come San Giustino, di cui mi hanno parlato ma che non ho mai visto, giocare accontentandosi di fare il gesto tecnico sicuramente non basta, quindi bisogna fare meglio di loro e si può sperare così di portar via qualcosa. Vedremo quello che riusciremo a fare. Un Monteluce che è sempre lì nei bassi fondi della classifica, c'è da mettere sotto due squadre, quelle due sono già ben individuate, no? Cosa bisogna fare per tenerle sotto? Ripeto, ormai il campionato è praticamente riniziato, abbiamo una sfida 3, sappiamo che due ne scendono e una ne sale, anzi ne rimane, e quindi dobbiamo far punti con tutte, come ti dicevo prima, sperando che loro facciano qualche passo falso. Noi ce la metteremo tutta e speriamo che questo coltello tra i denti dia i suoi frutti prima o poi.